Ascoltatori, aspettatori, siamo qui a Piana delle Orme, la principale convention italiana di World Game, e abbiamo adesso un ospite straordinario, Riccardo Masini, un uomo che ha scritto quello che in questo momento è il libro fondamentale per chi vuole iniziare a entrare nel mondo di World Game e vuole avere consigli per gli acquisti. E quindi io inizio, Riccardo Masini, mi permetto di dire, abbiamo spesso collaborato, siamo sempre scambiati materiale, e quindi la prima domanda che faccio è quella che tutti state pensando: Riccardo, perché il tuo libro ho dovuto comprarlo e non me l'hai regalato? Perché noi ci vediamo troppo poco e quindi non ho avuto l'occasione, e perché è una copia in più che ho venduto in questa maniera. Assolutamente no, è colpa mia che non sono riuscito a resistere all'acquisto, ed effettivamente il libro è fatto molto bene, descrive la storia del World Game, scherzi a parte, sì. E soprattutto io adoro la parte finale che descrive tutte quante le simulazioni ideali per iniziare e per approfondire secondo le varie tipologie di gioco, quindi un testo assolutamente fondamentale. Riccardo, tu si può dire che sei figlio d'arte? Sì, fra l'altro tu citi quella parte finale delle schede, la parte finale in realtà non è un'idea mia, è un'idea di mio padre, perché c'era già nel suo primo libro, Nelle guerre di carta del 1979, che è stato uno dei primissimi, se non addirittura il primo libro in Italia a parlare di gioco di simulazione storica. Lui lo faceva partendo dall'aiuto, dal sostegno di un grande storico italiano che era Galasso, noto storico risorgimentale e della storia del mezzogiorno italiano, e la sua idea, che abbiamo mantenuto, è quella di considerare il gioco storico come una forma di avvicinamento alla storia, ma anche come una forma di ricerca storica individuale. Gioco con la storia perché voglio saperne di più, e voglio esplorare ipotesi alternative, però nell'ambito di un contesto, di una simulazione, che è un modello che è fatto su dati plausibili, cioè non è fatto a caso, e quindi ha una sua validità storica. Quindi pensate, questo bambino che voleva uscire e andare a giocare a calcio, e il padre diceva: no, tu resti in casa e giochi a World Game. Veramente era il contrario, era papà e mamma che dicevano: ma esci un po', io intanto correvo, cioè anche nella preparazione, correvo a casa da scuola, mio Dio, Breitenfeld, di Sasso mi hanno ceduto, devo assolutamente rimettere a posto il fronte, mi sentivo molto Gustavo Adolfo in quel momento. Vabbè, Riccardo, allora, scherzi a parte, il World Game cosa ha portato nella tua vita? Il World Game ha portato tanto, ha portato tante amicizie, innanzitutto, tanti rapporti umani, perché la cosa bella del World Game da tavolo è che tu ti vedi con chi stai giocando, parli, fai amicizie, fai incontri, conoscenze e tutto, ti confronti faccia a faccia, cioè poi la chiacchierata, la mangiata finale, cose bellissime. Poi mi ha portato un altro approccio nei confronti della storia, che è quello che spero che porti anche a chi oggi si avvicina al World Game, cioè la storia non letta su di un libro e basta, quindi in maniera o subita a scuola, o subita, che tu bene lo sai, cioè in maniera passiva, però vissuta in maniera attiva. Quindi io prima mi approccio alla storia attivamente, sono a Waterloo, vedo che cosa succede, se mi sposto da una parte piuttosto che da un'altra, poi dopo molti giochi, l'abbiamo anche detto, molti giochi ai regolamenti hanno una loro bibliografia, e lì ho dei testi, e quelli sì, a quel punto sono fondamentali, perché mi danno più informazioni ovviamente rispetto ad un gioco, però sono informazioni che poi dopo ti ritrovi ripensando al gioco, e anche dopo le vedi in azione. Quindi, cari spettatori, io qui sapete che insegno italiano e storia a scuola, e la materia che in cui rimando più gente in assoluto è purtroppo storia, perché la storia non piace. Volete che i vostri figli si appassionino? Questo può essere un fantastico modo: tornare a casa e dire: mio Dio, devo fermare i sassoni ad Estinis. Quindi, insomma, anche questo è un aspetto bellissimo con cui World Game può avvicinarti alla storia. E poi mi fermo qui, perché altrimenti rischiamo di commuoverci entrambi. Bene, io ringrazio veramente Riccardo e Sergio per aver scritto il libro. È un libro che sto cannibalizzando, perché voi sapete, io di Wargame non ne so mezza, però è un fantastico modo per dire: la storia è bella, scoprirlo e anche andare a scuola e togliersi ogni tanto qualche sassolino e correggere anche il professore. A qualcuno fa anche piacere, a qualcun altro no. Arrivederci.